di Max Vicinelli, Chiuso fuori. Sono Antonio, vengo da Napoli, ormai vivo a Bologna da 45 anni. Non ho mai capito perché decisi di fermarmi qui, di non raggiungere Milano. Antonio, ma davvero non te ne sali a Milano? Disse il mio amico Gennaro mentre ci salutavamo sugli scalini del regionale. No, davvero, Gennaro, non è cosa. Io scendo qua. Fu l'ultima volta che ci stringemmo la mano. Ogni tanto la sera penso ancora a lui. Chissà se si ricorda di me, ormai abbiamo 65 anni. Qui a Bologna mi conoscono tutti, abito all'angolo fra via Rizzoli e il Pavaglione. Amo la gente, mi piace sentirla passare di fretta, mi piace la musica quando rimbomba in Piazza Maggiore. Da quando ho scoperto la pizza di Altero, non posso farne a meno. La adorano anche i miei due cani, Larry e Spike. Ci piace al punto che alla sera, quando chiudono, ce ne regalano sempre quattro porzioni. Non ho la TV perché non l'ho mai comprata, ma so che in questi giorni le cose in Italia non vanno benissimo. Lo leggo sui giornali, all'edicola. Non parlo con tanta gente, ma percepisco paura. E questa cosa mi agita parecchio. Ho sentito da due ragazze che non si trovano mascherine. Ma mascherine per che cosa? Ma davvero? Davanti a me passa sempre meno gente. La musica non la sento più. Faccio due passi, chiudo il mio cappotto nero e guardo i miei cani negli occhi. Loro mi confortano. Alla mattina fa ancora freddo, sento nell'aria il profumo di biscotti, pizzette, però non vedo la solita gente. Volti tesi bevono il caffè, distanti. Nei negozi, fogli che invitano al rispetto delle norme. Ma quali norme? Quali norme? Mannaggia, domani devo prendere assolutamente un giornale. Ho letto tutto. Ho paura. Io vivo solo. E se mi succedesse qualcosa, Larry e Spike. Guardo la piazza. Non c'è nessuno. Meglio dormire. Mi avete chiuso fuori, nel mio letto di cartoni.